E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi vi presento il nuovo agglomerato di servizi chiamato Apple Zain Pass. Andiamo a scoprire insieme cos'è e come attivarlo. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, Mirko_Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ragazzi ed andiamo a parlare proprio di Apple Zain Pass. Cos'è l'Apple Zain Pass? Apple Zain Pass è un insieme di ben 3 diversi servizi. Questi servizi sono assistenza Apple dedicata e privata, ovviamente da parte mia su Telegram, consulenza Apple dedicata e privata, fatta ovviamente da me sempre su Telegram, ed ovviamente contest su prodotti e accessori originali Apple. Come si attiva l'Apple Pass? Come si riscatta l'Apple Pass? Molto semplice, basta eseguire un abbonamento gratuito, se avete Amazon Prime, al mio canale Twitch, ovvero al canale ufficiale di Apple Zain di Twitch, oppure al canale YouTube dal quale state vedendo in questo momento. Ovviamente ci sono diverse procedure. Se volete abbonarvi gratis su Amazon Prime con Twitch, ovviamente c'è una procedura da seguire, mentre se volete farlo su YouTube c'è un'altra procedura da seguire. Infatti in questo video vi illustrerò come fare brevemente e rapidamente, per poi ovviamente lasciarvi tutti i link qui sotto in descrizione e riscattare il vostro Apple Zain Pass. Quindi in sostanza ragazzi, ricapitolando, l'Apple Zain Pass serve per tutte quelle persone che vogliono ricevere assistenza Apple, hanno problemi con i loro dispositivi e possono ovviamente contattarmi in qualsiasi momento del giorno, oppure chiaramente chi ha bisogno di consulenza Apple, ovvero consulenza sugli acquisti, su quale prodotto scegliere, quale è meglio, quale è peggio e molto molto altro. Ma non solo, la partecipazione ogni fine mese anche a dei contest organizzati solamente per il gruppo degli abbonati e possessori dell'Apple Zain Pass su Telegram, per vincere accessori o prodotti originali Apple. Spero che questo servizio vi piaccia e ovviamente aspetto i vostri pareri qui sotto nei commenti, ma direi di illustrare adesso le due procedure per potervi abbonare, quindi riscattare il vostro Apple Zain Pass. Ovviamente ragazzi ci tengo a fare una premessa, ovvero per tutti coloro che hanno Amazon Prime, fare questo abbonamento e quindi riscattare l'Apple Zain Pass è totalmente gratuito. Ogni mese dovranno riscattare il pass gratuitamente con Amazon Prime su Twitch, mentre per chi non ha Amazon Prime il pass ha un costo di circa 3, 4, 5 euro, dipende dalla piattaforma, se lo fate su Twitch o lo fate su YouTube. Ok, iniziamo con la procedura per abbonarsi gratuitamente con Amazon Prime su Twitch. Quindi tutti coloro che hanno Amazon Prime potranno utilizzare questa procedura che sto elencando adesso, che ripeto è già qui sotto in descrizione con un link completo con i vari passaggi scritti e descritti, però ovviamente lo ripeto anche qui. Allora, per prima cosa, per chi non è iscritto al sito twitch.tv, recatevi appunto su twitch.tv e registratevi con un semplice account e un'email. Entrate nella vostra mail, abilitate l'account premendo sul link e poi tornate nuovamente sul sito di Twitch. Una volta fatto, andate sul link twitch.tv/mirko_zain, ovvero il mio canale Twitch, e una volta fatto, ripeto, questa procedura va fatta da computer, quindi PC o Mac e non da smartphone. Una volta fatto, sul mio profilo, quindi sul mio canale mirko_zain, ci sarà in alto a destra un tasto con scritto abbonati ragazzi. Premete il tasto abbonati e successivamente andate a premere su iscriviti senza costi aggiuntivi. Premendo sulla voce iscriviti senza costi aggiuntivi vi permetterà di collegare il vostro Amazon Prime. Tra l'altro Amazon è proprietaria del sito twitch.tv, quindi ovviamente sicuro al 100%, e di collegare il vostro Amazon Prime con il vostro account Twitch appena creato e poi ovviamente
rieseguire la stessa procedura, ovvero riandare nuovamente su twitch.tv/mirko-zain, ripremere sul tasto abbonati, di nuovo iscriviti senza costi aggiuntivi e ovviamente il tutto verrà effettuato in sicurezza, ovvero sarete abbonati gratuitamente con Amazon Prime. Ogni mese ovviamente, se volete mantenere il vostro Apple Zain Pass, dovrete rinnovarlo. Ovviamente ragazzi, qui sotto in descrizione vi lascio anche i link, perché una volta effettuato l'abbonamento, non per magia avrete il vostro Apple Zain Pass, ma dovrete entrare all'interno del gruppo Telegram, dove ci sono tutti gli abbonati come voi, che ovviamente avranno il loro personale Apple Zain Pass scannerizzando un codice QR all'interno del gruppo. Quindi, una volta fatta questa operazione, qui sotto in descrizione trovate i link per entrare nel gruppo di accettazione su Telegram, dove dovrete provare il vostro abbonamento con i moderatori che vi ascolteranno 24 ore su 24 e ovviamente poi vi inseriranno all'interno del gruppo ufficiale. E poi passiamo alla parte a pagamento, ovvero quelli che non hanno Amazon Prime, quindi che vogliono spendere qualche euro per usufruire dei servizi, ricordo, di assistenza, di consulenza Apple e ovviamente anche di contest ogni fine mese. Bene, stessa procedura, iscrivetevi però su youtube.com, se non siete già iscritti ovviamente fatelo in questo momento, e recatevi proprio qui sul mio canale di Apple Zain. In un qualsiasi video, ovviamente da smartphone no, ma da computer sempre, o da Mac, quindi PC o Mac OS, c'è il tasto abbonati anche lì. Premete abbonati, seguite ovviamente le varie procedure e al costo, se non erro, di 4,99€ potrete abbonarvi. Stessa cosa anche lì, una volta abbonati, in descrizione trovate il link per il canale Telegram di accettazione, dove verificheranno i moderatori il vostro abbonamento e successivamente vi inseriranno all'interno del gruppo Telegram degli abbonati, dove vi verrà fornito appunto il vostro personale Apple Zain Pass. Ovviamente ragazzi, sempre in descrizione trovate anche il regolamento per l'assistenza e quant'altro, anche perché ci sono delle regole chiaramente da seguire e ripeto, in descrizione c'è tutto in modo completo e approfondito. E ovviamente ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del servizio Apple Zain Pass. Riscatterete il vostro Apple Zain Pass? Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.